Daniele Papi, di Sesto TV, un consiglio di un libro per l'estate. Allora, io quest'estate sto leggendo questo libro, cioè uno dei vari libri che sto leggendo, Le nuvole del Baltico. È un libro scritto da Paolo Ciampi. Paolo Ciampi è nell'ordine, un amico, un valente giornalista e uno scrittore. Parla il libro di un viaggio fatto col figlio in bicicletta in una isoletta della Germania del Nord, e questo è un pretesto per avere più parallelismi in questo libro. Si parla del viaggio, quindi del rapporto padre-figlio, si parla del viaggio come anche come dire, un espediente per parlare di tantissime altre cose. Il libro è ricchissimo, si parla di Giuseppe Garibaldi, si parla di Ulisse, si parla di Zenone, si parla di tante cose. E questo rientra, questo libro, come si può vedere qui, in una collana che è diretta dallo stesso Paolo Ciampi, che si chiama Le non guide. Ora, per quelli della mia generazione, il non ha sempre affascinato, cioè un qualcosa che va contro. E allora per questo l'ho letto, e anche per un ultimo motivo, che quando rincontrerò ora dopo le ferie Paolo Ciampi, il vantaggio di conoscere lo scrittore, potrò chiedergli tantissime cose che ho letto nel libro e che mi hanno tirato fuori un certo tipo di curiosità. Quindi ve lo consiglio perché è un qualcosa che va tra il Lonely Planet e un romanzo. E il modo di raccontare di Paolo Ciampi è un modo molto affascinante, ve lo consiglio davvero.